Salve a tutti! Bentornati in questo nuovo video, che sarà un video molto particolare perché sto per ricrearvi il trucco che facevo alle scuole medie, perché teoricamente questo video è nato come ricreo il look delle superiori, però con il fatto che io le superiori le ho finite da pochissimo non aveva senso, perché mi sarei truccata come mi trucco sempre, e quindi vi faccio vedere invece come mi truccavo alle scuole medie, che è un disastro perché ho ritrovato certe foto che sono imbarazzantissime. Ve l'ho messa sicuramente come immagine di copertina, quindi l'avrete vista. Erano dei trucchi a parte basicissimi, ma totalmente sfasati per quanto riguarda le colorazioni, le fasi e i posti dove andare a mettere certi prodotti. Quindi adesso vi farò vedere tutto quanto e direi di iniziare subito. Prima cosa che andavo a fare naturalmente è la base viso, perché adesso ultimamente ho cambiato le mie priorità e faccio prima gli occhi e poi il viso, mentre prima facevo il contrario. Quindi inizio con questo. Allora, vi dico subito che alcuni prodotti sono quelli veri, cioè quelli che davvero usavo. Sono andate alcune cose a ricercarle, a ricomprarle. Devo essere onesta, ho ritrovato quasi tutto più o meno, a parte il rossetto, ma perché proprio è fuori produzione. E questa qua perché, vabbè, non mi ricordo cosa usavo precisamente per il viso, fondotinta oppure base. Quindi vado a usare questo qua, che è una cosa abbastanza leggera. Io mi ricordo che utilizzavo BB cream o cose abbastanza leggerine, però col fatto che a quell'età avevo un sacco di brufoletti, quei brufoletti sottopelle che ti fanno rialzo poi col fondotinta, quindi insomma vado a usare questa. La metto sulla Beauty Blender, al tempo l'avrei messa con le mani, quindi sinceramente non so se dovrei farlo con le mani, un attimo di panico. Vabbè, per rendere il tutto un po' migliore diciamo che usiamo la Beauty Blender. Allora, metto sulla mano, che poi tra l'altro questo prodotto è anche leggermente più scuro della mia pelle, e infatti io tendevo ad usare cose un po' più scure perché appunto ho sempre rilevato questo fatto della mia bianchezza, anche se questo più o meno non si nota perché essendo così leggero non si nota proprio per niente. Allora, una volta applicato questo, che come potete vedere praticamente non si nota neanche, dovete sapere che io andavo a applicare un solo tipo di correttore, che non era correttivo perché era semplicemente illuminante. Io pensavo nella mia testa che la base dovesse essere più scura rispetto al contorno occhi, cioè io pensavo proprio a una gradazione diversa di tipo 3-4 gradi, quindi abbastanza, e quindi vado ad utilizzare questo correttore che è il più chiaro in assoluto che io abbia, che è il Naked Skin di Urban Decay, è il colore, aspettate, Fair, e lo vado ad applicare qua sotto, cioè notate una leggera differenza, abbastanza, che poi lo mettevo qua e lo mettevo, adesso vi faccio vedere, qui. Non chiedetemi il motivo di questo, ma avevo visto una foto su Pinterest, mi ricordo, che praticamente girano queste immagini di tutorial eccetera, che una ragazza lo mise qua e io non lo so, da quel giorno ho sempre fatto così. Poi naturalmente ho scoperto che non è questo il punto adatto, ma dettagli. E quindi andiamo a sfumare anche questo, che poi sicuramente questo colore di correttore non andrà a coprire le occhiaie, anzi le andrà a far vedere ancora di più perché diventeranno tipo grigie sicuramente, cioè una cosa oscena. E poi lo metto anche sull'occhio, perché che vuoi che non lo mettevo sull'occhio, cioè. Ok, fatto questo abbiamo la nostra bellissima base, mamma mia, immagino. Adesso arriva il punto fondamentale, perché sapete che io ho una pelle mista tendenzialmente e quindi tendo a mettere sempre una cipria comunque, perché altrimenti nel giro di un'ora, due ore mi luciderei, soprattutto nella zona T. Ecco, io prima questa cosa non la facevo mai, cioè la cipria non sapevo neanche cosa fosse e quindi non vado a mettere nessun tipo di cipria, appunto per questo motivo. E invece vado a mettere il blush. Fortunatamente ho ritrovato lo stesso identico blush che utilizzavo, che è il Silky Touch Blush di Essence, colorazione 20 Baby Doll, che è un colore così rosa che adesso lo vedete applicato perché questo fa ridere, e ne mettevo tantissimo sempre per il fatto che mi vedevo bianchissima e all'epoca andava di moda essere abbronzatissimi, quindi ne vado a prendere tipo una quantità industriale e vado ad applicarlo. Questo, mamma, c'ho una paura di usarlo perché io non vado pazza, ecco, appunto, per il
blush, quindi figuriamoci. E poi lo concentravo soprattutto in questa zona. Cioè, ma come cacchio facevo ad andare in giro così? Vabbè, concentravo in questa zona, quindi proprio super gotha lady. Eccole qui, bene. Che poi il fatto è che non utilizzavo neanche la terra, cioè non sapevo neanche cosa fosse minimamente. Quindi figuratevi se c'era un contrasto positivo in tutto ciò. E sarà che la mattina vedevo Heidi, quindi mi ispiravano. Comunque mi facevo queste gote super rosse e poi leggermente andava sfumato, perché cioè che poi andà così, insomma, no? E quindi sfumiamolo un po'. E sapete cosa facevo anche? Lo mettevo sul naso. Non so perché quell'epoca, oddio, era tipo 10 anni fa alla fine, no, forse anche un po' di meno, comunque andava di moda mettere il blush sul naso, non so per quale ragione, e fare la stessa cosa anche un po' sulla fronte per colorare, cioè per dare un po' di colore al viso, al tutto. Fatto questo, quindi finita con la nostra bellissima base, cosa vado a fare? Gli occhi, naturalmente, perché che vuoi che non truccavo gli occhi, era tipo la cosa fondamentale. E utilizzavo questo eyeliner, proprio per la precisione questo eyeliner, che da Kiko dovrebbero farlo ancora, io ce l'avevo nel cassettino, che è il Precision Eyeliner. E al tempo erano proprio le prime volte in cui mettevo l'eyeliner. Sapete che adesso comunque lo so mettere abbastanza bene, modestamente comunque, perché modestamente, però me la cavicchio abbastanza bene, mentre prima, essendo l'inizio, naturalmente facevo degli sgorbi assurdi, tipo che iniziavo, ne facevo uno, dicevo oddio bellissimo, è venuto perfetto, e l'altro, come solito naturalmente, che vuoi che ci sia una gioia nella vita, no. E quindi l'altro doveva sempre venirmi più cicciottello e io ero costretta a fare anche l'altro di conseguenza. Quindi le mie righe d'eyeliner tempo fa erano cicciottose, proprio io ho l'occhio abbastanza piccolo, come notate, quindi fare una riga d'eyeliner bella inerta non è che mi servisse molto, però era quello che facevo, quindi andrò a rifare la stessa cosa, sperando che mi riesca bene, tanto non dovrebbe essere difficile fare una grossa riga d'eyeliner. Praticamente non dico che copriva tutta la palpebra, ma quasi. Ok, era una cosa tipo del genere. E non so se notate, ma mi prende tutta la palpebra. E poi, ecco, lo sapevo. C'era sempre questo rischio. Cioè, mi sta venendo praticamente la stessa cosa senza farlo apposta. E io dopo questa cosa la andavo a pulire col correttore. Quindi dopo saranno bei momenti. Quindi vado a fare la stessa cosa anche di qua. Che poi la cosa più esilarante di questa cosa della riga d'eyeliner era che ogni volta che io mi truccavo e andavo in classe comunque, poi tutte le mie compagne venivano e mi dicevano: oh mio Dio, ma come metti bene l'eyeliner? Quindi immagino se mi vedessero ora. Poi vado appunto a prendere il correttore di prima, prendo un po' di correttore e lo vado a spiaccicare nel punto della riga. E questa cosa io la facevo seriamente, cioè pensando di risolvere in questo modo, non pensando di prendere un cotonfioc, anche no, cioè non ci sarei mai arrivata. Quindi perché non prendere direttamente il correttore? Poi prendevo un pennello, perché usavo già i pennelli fortunatamente, e andavo a pulire questa cosa. E ora voi direte: sì, ma l'alone rimane. E io andavo in giro con l'alone, cioè proprio non me ne poteva fregare di meno, che comunque alla fine si puliva, però veniva un pasticcio. Poi una volta fatto questo non andavo a mettere minimamente il mascara, perché non me ne fregava niente, visto che già al tempo pensavo che le mie ciglia fossero scadentissime, quindi perché andare a mettere il mascara, che poi quando mi dovevo struccare un casino, non lo mettevo proprio. E aggiungerei per fortuna, perché non immagino come sarebbe venuto il tutto. Dopodiché andavo a prendere una matita, allora poteva essere nera oppure questa qui che uso anche tuttora, che è questa verde acqua, quindi vado a mettere questa perché renderà il tutto un pochino più decente. Ma ne andavo a mettere i quintali, cioè proprio tanta, tipo questo, ok, che praticamente quando uscivo da scuola la matita non era più qui, ma era tipo scesa fino a qui, questo me lo ricordo benissimo. Per quanto riguarda invece le sopracciglia, dovete sapere che non ne avevano assolutamente la forma che hanno adesso, erano spelacchiate come adesso, però la forma era totalmente diversa, proprio tanto. E quindi adesso io col correttore andrò a correggere le sopracciglia. Ok, più o meno ho cancellato qualche peletto. Adesso con la matita per sopracciglia vi faccio vedere la forma. E erano dritte, cioè totalmente dritte.
Ok, al momento mi sento molto in imbarazzo perché erano esattamente queste le sopracciglia, se non peggio perché erano un po' più sottili, ma adesso avendole un po' più cicciotte, così mi sono venute, avrei dovuto incollarle con la colla stile drag queen, però. E adesso passiamo alla cosa più bella, cioè le labbra, che non potete immaginare come fossero. Allora, ho preso un rossetto che era esattamente di questo colore, quindi fortunatamente l'ho trovato tra i miei. Questo qui è di Urban, si chiama Weirdo, e ho preso questo di Ikari Dual Color Stick, si chiama Tawny, ed è questo prodotto che è tipo metallizzato, insomma. E infatti io alle medie utilizzavo soltanto un rossetto 1, che era un nude metallizzato. Osceno, osceno. Avete presente quelli che usano tipo le vecchiette? Osceno, davvero brutto, 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 brutto. Quindi vado più o meno a replicare la cosa. Era esattamente di questo colore. E una volta messo, vado a completare con questo fantastico coso. È metallizzato, che in realtà non rende proprio bene l'idea di com'era il rossetto, ma è pessimo ugualmente. Ma rivedo un attimo la foto. Sono abbastanza uguale a come ero prima, devo dire, senza i brufoletti, ma più o meno il trucco è questo. Mi rimetto anche gli occhiali perché già li avevo, così completiamo il look e potete apprezzarmi in tutta la mia bellezza. Quindi questo era come mi truccavo alle scuole medie. Soprattutto le sopracciglia sono una cosa davvero bruttissima. E tra l'altro immaginatemi anche non bionda, ma col mio colore naturale, quindi questo colore qua, riccia, con tantissimi capelli e apparecchio. Quindi Ugly Betty era qui con noi, praticamente identica. Spero questo video vi abbia fatto divertire, vi abbia strappato un sorriso. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi se non siete iscritti e di mettere un bel pollice in su a questo video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!